Francesca Cardone, lei segue spesso musiche di Franz Liszt. Qual è la particolarità del suo nuovo CD listiano e come è arrivata l'idea generatrice di questo nuovo prodotto artistico? Ma l'idea generatrice è stata quella di fissare, per mezzo di una registrazione, quello che è stato il percorso effettuato nell'ambito di diversi anni di studio pianistico. Avevo il desiderio di appunto ricordare di aver svolto un certo tipo di repertorio e quindi di fissarlo per mezzo di registrazione. Successivamente in realtà l'idea si è sviluppata anche grazie al contenuto implicito, al materiale implicito un po' nella seconda serie degli anni di pellegrinaggio, che tocca un ambito ben più ampio, non solo pianistico strumentale, ma direi artistico a livello universale. Infatti si parla di musica, si parla di letteratura, di poesia, si parla di arti figurative e quindi mi sembrava quasi limitativo, diciamo, ecco, restringere il campo ad un discorso solo prettamente strumentale, soprattutto dopo che questi brani sono già stati incisi anche da grandi pianisti, naturalmente Lasse Berman, Claudio Arrau, Brendel hanno già effettuato registrazioni. Volevo dare un altro tipo di approccio che fosse diverso, che presentasse qualcosa di inedito, di inusuale e promuovesse l'arte a livello globale, universale in un certo senso. Lei è attiva da anni anche nell'ambito didattico-linguistico. Questo ha inciso nell'impronta data al CD? Ma senz'altro, il fatto che ormai piuttosto assiduamente mi dedichi all'attività didattica della lingua italiana, insomma, ha inciso, ha svolto un ruolo assolutamente importante. E devo dire che appunto il materiale implicito proposto dalla seconda serie degli anni di pellegrinaggio si presta molto a questo binomio musica e lingua, musica in particolare musica e letteratura. Quali sono state le difficoltà di realizzazione del CD? Ma le difficoltà in realtà sono anche legate ai punti forza di questa produzione. Secondo me il grande potenziale di questa produzione è proprio l'interdisciplinarità culturale. Questo all'atto pratico vuol dire che ha implicato l'intervento di più forze, per esempio c'è stata la partecipazione di professori della Università di Salisburgo di Vienna, nonché naturalmente il direttore della Società Dante Alighieri di Salisburgo. Ognuno ha dato il suo contributo, il suo aiuto, il suo gusto anche se vogliamo, e questo non è stato sempre, naturalmente un discorso lineare, non è stato sempre facilissimo riuscire a convogliare tutte queste idee su un unico binario, ma d'altro canto credo anche che sia proprio il punto forza alla fine dei conti, insomma, ecco, il fatto di avere avuto più prospettive e quindi un patrimonio più ricco in un certo senso già in partenza. Per quello che riguarda l'ambito prettamente pianistico, strumentale, insomma, si sa benissimo che la musica di Franz Liszt non è delle più semplici. Lui era il leone dei salotti ottocenteschi e quindi scriveva in modo piuttosto virtuosistico e difficile da realizzare, quindi la sua musica comporta una tecnica solida, richiede una tecnica solida, ma non solo. Liszt era un artista sensibile, quindi nell'ambito dei suoi brani ci sono momenti molto diversi anche, quindi bisogna mantenersi piuttosto flessibili, elastici artisticamente. Questo non è sempre facile, mantenere un'apertura, una disponibilità interpretativa costante. E cosa si aspetta dalla realizzazione e promozione di questo suo ultimo lavoro? Ma
Il CD è al momento distribuito da un'etichetta che a livello commerciale ha a che fare soprattutto con i paesi di ceppo sassone, quindi con l'Austria, la Germania, la Svizzera. Il mio desiderio è naturalmente che venga promosso e divulgato quanto più possibile anche sul territorio nazionale italiano, anche perché insomma da italiana all'estero probabilmente c'è sempre un po' più forte questo bisogno di mantenere il legame con la propria terra. Quindi mi auguro che riusciamo a trovare sempre più canali appunto di promozione. Con questo comunque bisogna anche dire che la società Dante Alighieri di Roma ha anche dato un contributo sia economico che anche a livello divulgativo del prodotto, e speriamo appunto che si diffonda sempre di più in Italia.